La strada panoramica dello stretto per anni è stata considerata terra di nessuno. Eppure, alcuni imprenditori hanno realizzato insediamenti abitativi che, secondo le loro intenzioni, avrebbero dovuto accogliere il ceto medio-alto della città. L'indifferenza delle diverse amministrazioni l'hanno resa un luogo di passaggio, a volte sito di discariche abusive. Alcuni marciapiedi adesso mostrano impietosamente i segni del tempo, per cui occorre intervenire con immediatezza. Abbiamo sentito il sindaco della città metropolitana, Federico Basile. Lo sappiamo, sono delle passerelle, diciamo, pedonali lungo, diciamo così, tutto il corridoio della strada panoramica che è di pertinenza della città metropolitana. Stiamo già agendo con una progettazione per la messa in sicurezza. Effettivamente, guardando da sotto, si vedono un po' i ferri e la vetustà, diciamo così, delle strutture che in tanti anni non è mai stata manutenuta. Rispetto al passato, ha dei bilanci solidi dal 2019, ma questo lo dicono i fatti, c'è una condizione diversa. Abbiamo risanato i conti anche in città metropolitana. Grazie al mio predecessore, l'onorevole De Luca, stiamo già progettando per capire come reperire le fonti di finanziamento e sistemare quello come tanti altri tratti della panoramica. Stiamo lavorando sia da un punto di vista, io credo che in questi anni si sia notato, sia da un punto di vista della viabilità con la creazione delle rotonde. C'è un sistema che si sta muovendo con tutte le limitazioni, tra virgolette, o gli appesantimenti della burocrazia, ma ci stiamo lavorando, quindi è un problema che già avevamo sott'occhio. Qualcuno si è lamentato che dei complessi molto molto importanti di quella zona lì presentano delle situazioni di difficoltà. Come si può fare capire ai cittadini che non è forse un luogo dove creare insediamenti abitativi? Ma quello è un ragionamento un po' più ampio che parte dal piano regolatore generale, che abbiamo peraltro in valutazione per alcune modifiche. Sono insediamenti che sono nati tanti anni fa, come tanti altri insediamenti sono nati in posti in cui probabilmente non dovevano nascere. Paghiamo lo scotto di un'amministrazione degli ultimi 30 anni, 40 anni forse non è stata molto attenta. C'è il problema sì delle montagne, diciamo, di sabbia, ma quelli sono anche soggetti, diciamo, privati. Diciamo che qua l'amministrazione un attimino difficilmente può intervenire direttamente, però siamo sempre a disposizione per cercare di mitigare i disagi.